Negli ultimi anni a Grottaglie lo sviluppo edilizio ha avuto un'impennata clamorosa. Si è costruito tanto e dappertutto. Tanto al centro come in periferia nuove costruzioni nascono come funghi. Eppure basta girare lo sguardo e accorgersi che ancora oggi, al centro come in periferia, ci sono ruderi, ci sono costruzioni pericolose forse staticamente e che rischiano di creare problemi all'incolumità pubblica. Qui siamo dalle parti di Via Riosso, vicino allo spiazzo dove si prepara la Fogra di San Ciro. Edifici abbandonati, aperti a tutti, tracce di incendio, segni di degrado strutturale e altre testimonianze che è meglio non riprendere per decenni. Di fianco a questa costruzione un'altra, praticamente nelle stesse condizioni. Una scala il cui accesso è impedito da un albero cresciuto, fortunatamente ci verrebbe da dire, porte e finestre chiuse con dei tufi, rovi, sterpi, tavole di legno tutto intorno, macerie. Di costruzioni come queste ce ne sono tante nelle varie periferie di Grottaglie, più o meno tutte nelle stesse condizioni. Ecco, una giustificazione potrebbe essere questa: sono in periferia, non si vedono, eppure qui siamo in via Gramsci e già da lontano appare in questa arteria cittadina uno scheletro di cemento fermo lì da decenni. E questo è davvero, davvero molto difficile non vederlo. Non sappiamo chi siano i proprietari né il perché questo scheletro sia rimasto così incompiuto da anni e anni e anni. Ci limitiamo a documentarne le condizioni. Come abbiamo detto, di esempi ce ne potrebbero essere tantissimi, ma vogliamo chiudere in bellezza, e notate il tono ironico, con la Villa Gemmato vicino all'ospedale di Grottaglie. Anche in questo caso difficile dire che non la si è vista. Una bella ed ampia costruzione, un vasto appezzamento di terreno davanti. Si dice che rientri nei piani di adeguamento del comune, ma non abbiamo notizie certe. Quello che è sicuro è che è davvero un peccato tenerla in queste condizioni.